La chirurgia plastica, che la maggior parte del pubblico ritiene come una branca distaccatasi dalla chirurgia generale solo da pochi anni, e che nel pensiero di molti è ancora limitata allo stadio di chirurgia di bellezza, è invece realmente la primogenita delle specialità. La sua origine è antichissima e si confonde con quella della medicina in genere. È in India, nel VI secolo avanti Cristo, che si hanno i primi accenni di chirurgia plastica. Nell'antico testo indiano Sushruta Samhita sono descritti i metodi per la ricostruzione dell'orecchio e del naso. L'adulterio e il furto erano infatti puniti con la mutilazione di questi due organi e sembra che gli specialisti fossero talmente abili nella loro arte che il boia doveva distruggere il naso distaccato per tema che venisse nuovamente riunito alla base d'impianto. In Italia la chirurgia plastica fu conosciuta solo molti secoli dopo. Nell'antica Roma, sotto l'imperatore Augusto, visse Aulo Cornelio Celso, che nel suo trattato sulla medicina descrisse dettagliatamente un metodo di plastica cutanea che ancora oggi va sotto il suo nome. Il metodo di Celso a quei tempi veniva applicato anche per correggere quella comune malformazione congenita che va sotto il nome di labbro leporino. Nel tardo Rinascimento, verso la fine del Cinquecento, la chirurgia plastica assume una sua fisionomia definitiva. Gaspare Tagliacozzi, illustre professore di anatomia e chirurgia dell'Università di Bologna, scrisse un libro dedicato alla chirurgia plastica. Le vie della seta avevano già portato in Italia il sistema indiano che era stato applicato con successo dai fratelli Branca, ma Tagliacozzi ideò un suo metodo originale, descritto schematicamente in queste scene e universalmente noto come il metodo all'italiana. Oggi la chirurgia plastica non è più nella storia, ma è una realtà di vita quotidiana. Essa è ora una specialità chirurgica ben definita che interessa la morfologia esterna del corpo umano, proponendosi di riparare i difetti sia congeniti che acquisiti, al fine di restituire o migliorare la funzione e l'estetica delle parti difettose o mancanti. Esistono oggi in Italia cattedre universitarie e grandi complessi ospedalieri, dove i pazienti vengono assistiti, curati e restituiti alla società. Particolari attrezzature sono oggi a disposizione per la cura degli ustionati acuti, che vengono trattati in speciali ambienti a particolari condizioni di temperatura, umidità e sterilità, in modo da realizzare il cosiddetto metodo aperto. L'archivio fotografico è un elemento importante nell'organizzazione di un reparto di chirurgia plastica. Per ogni malato, al momento dell'ingresso in ospedale, si esegue una foto delle parti difettose che viene ripetuta dopo i tempi operatori intermedi e poi al risultato riparatorio conseguito. Angioma verrucoso dell'emifaccia sinistra riparato con rotazione di un lembo piano e innesti dermoepidermici. Nevo dell'emifaccia sinistra asportato con rotazione di un lembo genieno e innesto dermoepidermico. Naso a sella prima e dopo autoinnesto osseo. Radiodermite cronica ulcerata della palma della mano destra riparata con lembo piano prelevato dalla faccia interna del braccio controlaterale. Rinofima gigante prima e dopo l'intervento con applicazione di innesto dermoepidermico. Nevo esteso a tutta l'emifaccia sinistra, riparato in più tempi con lembi piani ruotati e innesti dermoepidermici. Grave caso di esiti di ustioni dell'arto superiore destro con retrazione cicatriziale del polso, del gomito e dell'ascella. Lo stesso caso in cui con un primo intervento si è disteso il primo dito, il polso ed il gomito e in cui la cura chirurgica è coadiuvata da un tutore ortopedico. Un caso di agenesia del padiglione auricolare destro in corso di trattamento con lembo tubolato. Distruzione traumatica dell'ala sinistra del naso prima dell'intervento, con lembo tubolato preparato sulla regione cervicale anteriore e con estremo trasferito sul difetto del naso. Un grave caso di retrazione cicatriziale del collo con radiodermite riparato in parte con lembo tubolato dall'addome e in parte con innesti. Purtroppo, molto spesso il chirurgo plastico è chiamato ad intervenire sui bambini. Labbro leporino totale sinistro con palatoschisi ancora da operare. Labbro leporino totale operato 7 giorni prima. Altro caso simile ad una settimana dall'intervento. Un bambino affetto da ustioni del collo. Alta è la percentuale dei bambini nel campo delle ustioni. Infatti in essi manca il cosiddetto senso del fuoco e pertanto frequenti sono i casi di ustioni casalinghe e di incendio dei vestiti.
La correzione dei difetti del naso è oggi nella pratica professionale del chirurgo plastico l'operazione più completa. Prima dell'intervento il naso viene studiato su apposite fotografie che lo riprendono da diverse posizioni, essendo necessario valutare le possibilità correttive in funzione dell'insieme armonico della faccia. Sul profilo fotografico viene disegnata la forma che il nuovo naso dovrà assumere e che rappresenta l'elemento di guida per l'intervento. Il meccanismo preciso e complesso di un intervento chirurgico si è messo in movimento e si può ben comprendere proprio in questa operazione che sta per iniziare perché siano sempre più numerosi i pazienti che si rivolgono al chirurgo plastico. Il sentimento della bellezza è congenito all'uomo, fattore determinante le sue capacità emotive e fantastiche. La perfezione delle forme corporee, infatti, è per l'uomo un'esigenza innata, manifestazione immediata e tangibile della dignità di unica creatura coscientemente pensante. Una delle più frequenti cause di acuto disagio psicologico si dimostrano essere i difetti e le imperfezioni del naso. Se si considera quale importanza il naso assume nella fisionomia individuale, come la sua forma sia determinante tanto per la regolarità del profilo che per la giusta proporzione delle parti tra loro, si può comprendere perché molte siano le persone che richiedono di essere sottoposte alla rinoplastica correttiva. Il naso sul quale si deve intervenire si presenta convesso e troppo grande in rapporto alla forma e ai lineamenti del viso. Dopo un'accurata preparazione del campo operatorio e dopo aver deterso le cavità nasali, si passa all'anestesia di superficie mediante tamponi di garza, intrisi in una soluzione di cocaina e adrenalina. Si disegnano ora sul naso le linee per il nuovo profilo e per l'osteotomia laterale. Ecco i risultati alla fine dell'atto operatorio e prima che la paziente venga medicata. L'intervento è terminato. La vita, nella corsia, riprende il ritmo di tutti i giorni. Un bimbo operato per labbro leporino esce guarito in braccio alla mamma che può finalmente sorridere serena. Altra gente, altri dolori, altre speranze prendono il suo posto. Ed è con legittimo orgoglio e intima soddisfazione che si partecipa ogni volta al rinascere di questa serenità in una famiglia dopo aver contribuito a reinserire nella normale vita quotidiana individui che in conseguenza di malattie, di traumi o di difetti congeniti erano destinati una volta a vivere ai margini della società.